Se dovesse dar credito solo alla cabala, Giampiero Ventura festeggerebbe la sconfitta contro il Lumezzane come talismano viatico per una stagione da incorniciare. Quest'estate il suo Bari perde contro i Lombardi, sbagliando completamente approccio e giocando con un pizzico di ingiustificata presunzione. Nel primo tempo il tecnico ligure disegna la difesa a 4 con l'esordiente Marco Rossi al fianco di Andrea Masiello, Raggi a destra e Sasà Masiello opposto. Donati Almironi in cabina di regia, Ghezzale, Alvarez esterni a supporto del tandem Barreto Castillo. Il Lumezzane, fresco detentore della Coppa Italia di Lega Pro, fa girare bene palla e con un buon pressing a centrocampo rende dura la vita ai cervelli biancorossi. Castiglio è ancora appesantito dal lavoro atletico. Barreto rimedia una contusione alla caviglia destra che lo costringerà a cedere il posto a Caputo, autore dell'unico vero tiro in porta con tanto di traversa scheggiata. Tra i pali, Gilet ha il suo da fare con l'interno sinistro di Lauria che lo impegna dalla distanza e inoltre sbroglia qualche mischia aerea dai corner. Nella ripresa, spazio al debutto di Marco D'Alessandro, autore di qualche spunto in velocità sulla corsia sinistra, ma i Lombardi, allenati da Davide Nicola, ex terzino del Toro e del Genoa, sono più sul pezzo e raggiungono il meritato vantaggio ad 11 minuti dalla fine sul calcio di rigore decretato da Volpato di Merano per probabile fallo di mano di Andrea Masiello sulla linea di porta, dopo uno svarione del subentrato Michele Rinaldi. La trasformazione impeccabile del capitano Ramos dagli 11 metri rende felici i bresciani, ma anche i tifosi baresi attenti ai corsi e ricorsi storici. Ancora 48 ore e poi rompete le righe.